Allora, come tante volte succede, innanzitutto un po' l'emozione di ritornare in questo teatro e di rivederlo così. A parte questo, come tante volte succede nei film, ci sono degli attori che si incrociano in un film anche se non hanno le scene insieme. Con Eleonora abbiamo fatto un film di Marco Tullio Giordano, Notti e Nebbie, però avevamo scene separate, quindi condividiamo lo stesso film senza incontrarci. Il film in cui ho incrociato Marcello Mastroianni è Storia di Piera, di Marco Ferreri, nel 1983. Allora, questo è stato uno dei due spartiacque del mio lavoro, perché io lavoravo con Gabriele Lavia, un grandissimo regista, avevo fatto i Frastadieri, e subito dopo bisognava fare Il Principe di Homburg. Allora si facevano le tournée di 6 mesi, quindi non so quante repliche, 150 repliche, e quindi una certa sicurezza economica che non basta mai, come ben sappiamo. Però il mio agente Guidarino Guidi, che era geniale e che c'è anche in C'eravamo tanto amati, perché fa la parte di se stesso come aiuto De Laurentiis, insomma, mi fa: guarda, però Marco Ferreri ti vuole vedere. Vabbè, andiamo. Vabbè, ve la faccio breve. Il provino come è consistito? Io stavo seduto alla Faso Film, quella di Manzoni. Ferreri è entrato, mi ha girato intorno e dice: va bene, te farai il ragazzo dell'idroscalo. E così. E mi sono ritrovato a Sabaudia a fare il film con Marcello Mastroianni, Isabel e Anna Scigulla. Il primo giorno dovevo dare dei calci ad Anna Scigulla. E la signora Scigur diceva: passo le visage, non sul viso. Con Ferreri che diceva: dagli un po' le garci, dagli le garci veri. Io ero imbarazzato, perché è così. Isabel Huppert smaniava per un primo piano, un crop plan, voleva il primo piano, e Ferreri, dopo tante insistenze, gli ha fatto girare questo primo piano. Era su una passerella della laguna e lui ha dato motore, proposto motore, azione, primo piano. Lui fa il giro della casetta senza vedere niente, arriva dall'altra parte, stop, dice: domanda com'era, intenso, e così.